Una casa pulita contribuisce al nostro benessere emotivo e mentale. Una buona organizzazione contribuisce a una vita più felice. Sembrerà strano chiedere alla nostra casa di pulirsi da sola, eppure ci sono alcuni compiti che per essere svolti necessitano di tante ore. E il momento migliore per farlo è durante la notte, mentre stiamo dormendo. Così, quando ci svegliamo la mattina, troviamo magicamente la sporcizia dissolta. Uno dei miei trucchi preferiti per la pulizia del forno è quello di spruzzare un detergente o anche semplicemente bicarbonato con detersivo piatti su tutta la superficie del forno. Copriamo con una pellicola o con dei sacchetti di plastica e lasciamo agire per tutta la notte. La mattina dovremo semplicemente raccogliere lo sporco sciolto con un panno. Usiamo lo stesso sistema anche per pulire i fornelli quando sono molto incrostati. Spruzziamo il nostro detergente preferito da forno su tutte le incrostazioni. Copriamo con la pellicola o i sacchetti riciclati e lasciamo agire tutta la notte. La mattina togliamo via la pellicola e vedremo che lo sporco è il grasso completamente sciolto. Perché pulire le griglie del forno quando c'è qualcosa che può farlo al posto nostro? Segui questi semplici passi. Facciamo sciogliere 3 o 4 pastiglie per lavastoviglie in un lavandino pieno d'acqua, anche nella vasca da bagno. Immergiamo le griglie del forno o le teglie bruciate, lasciamo agire tutta la notte e l'indomani mattina lo sporco sarà completamente sciolto. Eliminiamo i cattivi odori dagli scarichi. Sciogliamo un cubetto di lievito di birra in un litro di acqua calda. Possiamo anche usare il lievito secco. Aggiungiamo 2 cucchiaini di zucchero. Versiamo circa 200 g in ogni scarico. In bagno, in cucina, nella doccia. I lieviti andranno a mangiare tutto ciò che provoca il cattivo odore. Versiamo un cubetto di lievito di birra direttamente nella tazza del WC. E aggiungiamo un cucchiaino di zucchero. Facciamo questo trattamento ogni volta che sentiamo cattivi odori. Ricordiamoci ogni tanto di fare una bella pulizia del nostro soffione della doccia. Spruzziamo l'aceto su un foglio di carta da cucina e lo facciamo aderire con una leggera pressione al nostro soffione doccia. Lo lasciamo agire tutta la notte. L'indomani mattina troveremo nel nostro foglio di carta tutti i residui di calcare. Versiamo 100 g di sale grosso, un cucchiaio di bicarbonato, 100 ml di acqua. Mescoliamo bene questa miscela e la versiamo all'interno del WC. Lasciamo agire tutta la notte. Questo è un rimedio antico ma efficace. L'indomani mattina, una veloce strofinata, avremo il WC perfettamente smacchiato, privo di calcare e igienizzato.